13 dicembre, oggi festeggiamo Santa Lucia, Vergine e Martire, una santa universalmente conosciuta e amata, rappresentata anche nell'arte. Ecco, pensiamo anche al ruolo che il sommo poeta Dante Alighieri attribuisce a Lucia nella sua commedia, la Divina Commedia, a Santa Lucia. Ma è una santa amatissima, rappresentata, lo sappiamo, iconograficamente, come una bella fanciulla con in mano una teca in cui sono due occhi. E questo sia per ricordare uno dei supplizi che furono inflitti ad ella, prima di essere uccisa, a motivo del fatto che venne definita cristianissima, quindi è un'attestazione di santità che viene addirittura dai nemici in diretta, perché viene non dai credenti ma dai non credenti, e poi perché lei è patrona della vista e quindi a frotte moltitudini di cattolici, nonostante la secolarizzazione, il 13 di dicembre si recano nelle chiese per pregare questa santa, per avere il dono di una vista acuta anche in vecchiaia o dopo incidenti agli occhi, dopo malattie agli occhi. Sappiamo come il bene della vista è uno dei beni più preziosi che l'uomo ha, perché la luce addirittura è segno del divino, della manifestazione del divino e della vita. E a differenza di quando si credeva fino a qualche anno fa, in cui gli storici, gli scienziati non sono mai infallibili, ricordiamolo, perché basta una scoperta, basta un'indagine più attenta con strumenti di conoscenza più accurati e viene smentito quello che uno storico precedente magari riteneva inverosimile. Ebbene, a differenza di quando gli storici pensavano che ritenevano leggendaria la Passio di Santa Lucia, cioè il racconto del suo martirio e quindi anche della sua vita per riflesso, le ultime indagini confermano tanto sul piano della correttezza giuridica del processo che viene riportato nella Passio, appunto, quanto nelle citazioni della Sacra Scrittura, che sono precise, e tanto come nei riferimenti storici, confermano la verosimiglianza, la veridicità e quindi la verità di quanto viene tramandato di lei. Innanzitutto, lei nasce nella seconda metà del III secolo a Siracusa, che era un'importante città di origine greca, sappiamo, della Magna Grecia, però integrata oramai nell'Impero Romano, ma fiorente anche alla fine del III secolo. E lei, bellissima, si era consacrata a Dio secondo un costume, una consuetudine in voga nei primi secoli del cristianesimo, e cioè quella di essere suore di casa, di essere consacrate alla castità, quindi rifiutando il matrimonio per poter darsi meglio alla preghiera, alla carità, alle opere di vita cristiana, alla sequela del Signore. Però naturalmente non facevano vita comunitaria queste vergini consacrate, perché non era permesso a livello sociale, ecco, a cristiani vivere in sodalizi o in comunità strutturate che avevano la loro rilevanza sociale. Lei quindi si era segretamente consacrata a Dio, a Cristo nella castità, ma i genitori non lo sapevano, per cui, come spesso succedeva allora, loro programmarono, concordarono un matrimonio con un ricco di quelle zone, di quella città di Siracusa. Poi
Poi ha riportato un episodio molto bello, cioè la madre di Santa Lucia, che si chiamava Eutichia, notiamo i nomi greci, ebbene, lei era molto ammalata e allora si recano da Siracusa, nella vicina città di Catania, per pregare Sant'Agata, che qualche decennio prima aveva dato la vita, anche era stata martirizzata, vi ricordate, con il taglio del seno, e quindi il 5 di febbraio, festa di Sant'Agata del 301 d.C., si recano lì per essere guariti, per essere esauditi da Dio per intercessione di Sant'Agata. E la madre, dopo aver toccato su invito e insieme alla preghiera anche di Lucia, la madre Eutichia di Lucia guarisce improvvisamente da una lunga e penosa malattia. E in quel contesto la Vergine Lucia riceve in visione un messaggio da Sant'Agata. Sant'Agata le dice: perché sei venuta qui da me quando potevi fare anche tu il miracolo a tua madre? Tu sarai per Siracusa quello che io sono per Catania. Mai profezia fu più azzeccata, perché tornate a Siracusa le due donne, scoppiò la grande persecuzione di Diocleziano qualche anno dopo, nel 305, e Lucia, che era pretesa dall'uomo che era stato prima sollecitato dai genitori di lei a sposarla, ma si vedeva rifiutato, la denunciò alle autorità come cristianissima, appunto. E naturalmente ci fu un processo che viene riportato ed è verosimile, e c'è il dialogo. Le risposte di Lucia sono straordinariamente pertinenti, verosimili, conformi al regime, al cursus che il processo doveva avere in quel periodo, e Lucia cita le scritture in modo perfetto e poi viene uccisa dopo essere stata appunto seviziata, e il suo culto si diffonde ovunque e entra nel canone romano. Il suo corpo viene portato a Costantinopoli. Durante la quarta crociata i veneziani lo portano a Venezia, ma è ancora a Siracusa che il suo sepolcro glorioso e la sua festa è un tripudio di gloria. Questa santa che amiamo tutti, che amo anch'io, ecco, la vogliamo pregare perché lei, che ha amato la luce della vita, ma non al punto di non rinunciare alla luce della vita pur di mantenere la luce della fede, di non spegnere la luce della fede, preghiamola che ci doni la luce della gloria che lei stessa ha ricevuto. Santa Lucia, Vergine e Martire, prega per noi.